egli appartiene ad una famiglia ebraica, la famiglia è praticante, egli però è agnostico per professione. Ad un certo punto un torrente di lacrime bagna il suo volto e una forza irresistibile lo costringe ad inginocchiarsi quando il sacerdote, al termine dei vespri, impartisce la benedizione con il Santissimo Sacramento. Lo dovettero tirare giù dalla cattolica, tanto quella esperienza lo aveva sconvolto interiormente. Appena un anno dopo chiede il battesimo e viene battezzato nella Chiesa Cattolica e dopo 2 anni entra come novizio in un monastero carmelitano. La madre si reca a trovarlo e quando lo vedrà investito del saio carmelitano sverrà. Dopo 2 anni però seguiranno il suo esempio il fratello e il cugino. Nel giro di pochi anni padre Agostino Maria del Santissimo Sacramento, questo è il suo nome da religioso, diventa uno dei più affermati predicatori di Francia. Terrà alcune omelie infuocate dal pulpito di Notre Dame a Parigi e scriverà pochi giorni prima della sua morte, avvenuta nel 1871, mentre assiste i soldati della guerra franco-prussiana. Maria mi ha donato l'Eucaristia e l'Eucaristia ha dito il mio cuore. E da allora non ho più voluto vivere che per Gesù e per Maria. Sono diventato sacerdote di Gesù e re di Gesù di Maria. Sant'Agostino, Maria del Santissimo Sacramento. Sedere all'organo, quindi, non significa semplicemente suonare uno strumento. È qualcosa di più. Il Concilio Vaticano II della Costituzione Sacrosanto Concilium ribadisce il ruolo propriamente mistagogico della musica sacra e in particolare riconosce il primato che occupa nel rito romano l'organo. Nella Chiesa Latina, così recita la Costituzione, si abbia in grande onore l'organo a canne, quale strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa e soprattutto di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti. Gli organi storici delle nostre chiese sono strumenti musicali, spesso sono opere d'arte, frutto di una vera e propria polifonia di saperi e di arti. Sono anche eloquenti testimonianze di un passato, remoto o meno, ma sono prima di tutto strumenti per il culto divino, la celebrazione del mistero di Cristo. Conoscerli, conservarli e valorizzarli, come state facendo voi, significa anche e soprattutto consentire che siano anche oggi un valido strumento pastorale, capaci cioè di manifestare la bellezza sfuggente di quel Dio che per noi si è fatto amore sino alla morte di croce. La nuova evangelizzazione, rievangelizzazione, di cui il nostro Occidente è drammaticamente bisognoso, percorre anche la via multitudinis, di cui la musica sacra e l'arte organaria sono tappe essenziali. Buongiorno a tutti, sono Monia Faraoni, appunto il capo delle relazioni della direzione FAIO di Legnano. Ringrazio il Signore De Marrelli per questo invito e anche per la vostra presenza. Qualche mese fa la nostra delegazione, nel momento in cui il FAI Centrale ha lanciato la campagna dei luoghi del cuore, ha deciso di sostenere il restauro dell'organo Serassi attraverso la raccolta delle firme dei luoghi del cuore. Una raccolta importante, se vogliamo anche imponente, perché il FAI, a fronte di circa 50.000 firme, potrebbe poi dare un piccolo contributo. Come potete immaginare, questa raccolta è molto consistente, non sarà così facile ottenere appunto 50.000 firme, ma questo a noi serve, soprattutto come delegazione, per riportare l'attenzione non semplicemente sul bene culturale come siamo pensati, come di solito pensiamo, siamo abituati a pensare, quindi un'opera pittorica, scultorea, architettonica, ma bensì su uno strumento musicale, perché anche lo strumento musicale e la musica sono sicuramente un patrimonio culturale importantissimo. Quindi abbiamo lanciato questa campagna e io vi invito, per chi non l'avesse ancora fatto, di firmare, abbiamo portato fogli firma, quindi
stato oppure sul sito del FAI, quindi online, per aiutare le delegazioni e anche il Consiglio d'Alta a raggiungere questo importante obiettivo. Quindi in accordo con il gruppo dei giovani, perché a loro spetta l'organizzazione e anche un sentito ringraziamento, abbiamo deciso di scegliere Castiglione d'Alta come luogo per le giornate FAI d'autunno. Le giornate FAI d'autunno sono in corso da ieri pomeriggio, continueranno anche per tutto oggi pomeriggio, sia con la conferenza che attraverso appunto un percorso naturalistico nel parco ad sud. Quindi sono molto contenta di avervi così numerosi e così presenti, proprio perché ritengo che questa campagna, questa raccolta di firme sia veramente un aspetto molto importante di sensibilizzazione non solo tanto degli abitanti di Castiglione d'Alta, ma di tutta la provincia di Lodi, perché la mia delegazione copre ovviamente tutta la provincia di Lodi, arrivando fino a Melegnano. Quindi, ripeto, vi invito a firmare, è una firma che non costa nulla, non si viene iscritti, non si deve pagare niente, non si riceve nulla dal FAI se non eventualmente qualche breve informazione, ma è solo semplicemente una firma per la cultura a sostegno di uno strumento musicale assolutamente straordinario. Grazie. Tempo per altre mie universitarie e quindi vi invito a firmare per il luogo del cuore, anche perché a me è capitato di seguire un intervento finalizzato proprio anni fa, sempre da fare con i luoghi del cuore del Bresciano, e devo dire che è stato molto importante il contributo dato, anche in termini di immagine d'aiuto e di rebound, ovvero di ricarica sulle altre persone che poi si sono prodigate per offrire finanziamenti, eccetera. Capeggiate, cioè guidate, lanciate, per dire spinte dal FAI e dalla raccolta del mondo del cuore. Mi presento, sono Beatrice Bettimoglio alla base del Ministero per i Beni e Attività Culturali, vi risparmio il nome lunghissimo dell'ufficio che avete sentito prima, anche perché continuando a cambiare nome a un certo punto tra un po' non ci ricordiamo più nemmeno noi, abbiamo avuto moltissime riforme in questo ultimo periodo. Il mio ufficio fa il coordinamento territoriale rispetto alle sovrintendenze, quindi è un ufficio che ha una competenza regionale. E proprio per questo dal 2006 si occupa, tra le varie materie un pochino più trasversali oppure un po' più complesse di quelle che normalmente sono abituati a trattare anche per la performazione professionale, anche della tutela dei strumenti musicali e in particolare degli organi, sono ovviamente la grande maggioranza degli strumenti musicali di cui ci occupiamo, essendo che abbiamo molte chiese, quasi tutte le chiese hanno almeno un organo. Qui voi siete fortunatissimi perché avete un capolavoro assoluto, che io adesso guardo e come dico è muto, nel senso che è vuoto, la cassa e la cantoria sono immense, e fanno capire che tipo di organo abbiamo di fronte, ed è un organo di un'importanza straordinaria, perché è un organo serassi, una famiglia di organari tra le più importanti direi in Lombardia, ma forse anche in Italia, ma forse anche nel mondo, ed è una famiglia che ha avuto un'attività lunghissima, e questo organo testimonia un doppio momento della famiglia Serassi, un momento settecentesco, quando questo organo neanche stava qui perché veniva da Crema, che era con Serassi, quando la fine poi, e la fase invece ottocentesca in cui i figli e i nipoti intervengono di nuovo su questo organo a 100 anni di distanza per potenziarlo, raddoppiarlo, renderlo magnifico e adattarlo alla chiesa di Castiglione d'Alta alla quale poi è arrivato. Ed è un organo che è forse il più grande, anzi direi il più grande Serassi che noi abbiamo in Lombardia, perché è un organo che in origine aveva 3 tastiere, tantissimi registri, quindi tantissime tipologie di canne, file di canne che fanno i diversi suoni, che producono i diversi suoni dell'orchestra, quindi è un organo grandioso, argomentale sia in apparenza che anche proprio nel suono e nella resa, e che ultimamente era silente perché non andava più da un bel po' di tempo e molto impoverito, un po' per il degrado naturale, un po' perché c'erano stati dopo il momento serassiano molto glorioso degli interventi, di cui ci sentiremo in seguito, che l'hanno un po' depauperato, perché per adeguarlo, una cosa che si faceva molto all'inizio del Novecento, per adeguarlo ai canoni della riforma siciliana, che è una riforma importante, una riforma sulla musica liturgica, che però aveva indotto
moltissime parci, parrocchie, proprio per un voto proprio papale, quindi era un ordine di fatto, a rivedere, rimodernare opere più antiche come questo in una direzione più liturgica, allora intesa più liturgica, che ha cambiato molti registri, quindi i registri originali sono stati tolti, i registri più artistici, più, diciamo così, profani, se si vuole, o intesi come tali, sono stati accantonati, sono stati messi altri registri di fattura però molto meno pregiate, soprattutto che hanno depauperato il valore dello strumento. Lo strumento che era bello per così come era stato composto e per come doveva suonare e per quella che la musica che doveva fare, era ovviamente musica liturgica, ma in una moda differente. Così, diciamo, un po' inseverito, reso un pochino più severo, meno frizzante, meno orchestrale, ha perso molto, quindi l'intervento che così va a fare ora lo riporta al suo signore originale, lo riporta proprio al suo carattere, che è quello che fu voluto dai fratelli Sarazzi. Poi naturalmente gli usi liturgici saranno tutti garantiti e si userà secondo quello che si deve suonare, che poi è la logica di qualsiasi strumento. Questo è uno strumento che quando sarà ripreso in tutte le sue componenti sarà uno strumento estremamente versatile, potrà fare molto repertorio, potrà accompagnare qualunque cerimonia e anche fare dei meravigliosi concerti. Quindi, come lo sarà visivamente la cassa cantoria, che sono magnifiche e che vengono anche queste dalla chiesa di Sant'Agostino a Crema, che è una chiesa che è stata soppressa, aveva lo storico di Marcella ed è stato spostato completamente tutto, cassa cantoria, così una scaletta che ricade naturalmente. Io però, siccome è una giornata lunga e le cose che vi sto dicendo io le racconteranno molto meglio chi ha fatto una ricerca storica che si chiama Maffina e poi naturalmente lo chiamano Gianni, c'è una parola ancora, se no non abbiamo i tempi tecnici. Vi ringrazio. Dunque, l'organo si inserisce in una comunità, una stata
Irlanda, dove necessariamente ci sono dei votanti storici. La sua storia, come già quella comunità, si può sintetizzare in 5 capitoli. In sostanza, le fasi che hanno conosciuto l'uomo della chiesa parrocchiale e poi quelli che hanno presentato l'organo. Innanzitutto, un primo periodo, dal 1570, anno della riedificazione di questa chiesa parrocchiale, la nota di Gerona, quella vicino, fino al 1801, la chiesa sarà arrivata ad un ordine di buonissima qualità e vedremo perché. Dal 1801, con l'arrivo, con l'acquisto e il servizio del Signore dell'ordine di 16 piedi di Andrea e del secondo Serassi che arriverà nella chiesa di Sant'Agostino prima, proprio Diego verrà efficientemente utilizzato nel servizio liturgico concertistico, l'opera che conosciamo nel suo aspetto meno estetico. Fino al 1867, con l'ampliamento che potrà diventare il nuovo organo grandioso del tastiere, come definito da Giacomo Serassi, della Fratelli Serassi, diventata regia imperiale fabbrica Fratelli Serassi per il concedimento del re Vittorio Emanuele. Per conoscere poi quella fabbrica già citata dalla dottoressa Olga Rovasio, nel 1918 una direi pesante e stretta applicazione della riforma ceciliana, con la riduzione di diversi registri e l'eliminazione della terza tastiera e del terzo corpo d'organo che definiremo piergale, perché posto alle spalle dell'organista, cosa molto particolare, forse unica nel XII. Questi sono i 5 macrocapitoli della storia con cui si può presentare sinteticamente l'organo. I singoli capitoli sono costituiti essenzialmente dalla storia che ha contraddistinto Castiglione, che ha portato con patrocinio e l'intervento dei signori Pallavicini, che sono stati feudatari dal 1520 circa fino all'inizio del XVII secolo, e in questo contesto hanno potuto beneficiare tanto la chiesa romana quanto della parrocchiale di numerose opere. E fa molto del conosciuto nel caso di intervento che è stato quando vicino che ha commissionato la pala e il politico di Albertina Piazza, che sappiamo essere la chiesa del Tempio Romano. La nostra chiesa parrocchiale fino al 1570 era strutturata molto piccola, strutturata con un asse che è perpendicolare con la chiesa di San Gerolamo fino a quella della Rosario. In questo anno, nel 1570, la chiesa del signore del luogo Gerolamo Pallavicino, che già ha detto benefattore in precedenza della chiesa incoronata, era anche governatore di Rodi da lungo tempo, contribuì generosamente a dedicare la chiesa parrocchiale a tre parti piano cinquecentesco che oggi conosciamo. Questo impianto, tanto cinquecentesco, lo possiamo riconoscere grazie alla struttura a navate, a tre navate parallele, ancorché poi coperte da sistemazioni un po' definite dalla storia della Roma, ma dubbi, un po' tecniche del presbiterio, delle sculture novecentesche degli anni 70 e degli affreschi che risalgono ai primi anni 20 del secolo scorso. Contestualmente alla redazione del nuovo edificio viene commissionato probabilmente dal signore del nuovo, cioè Gerolamo Pallavicino, un nuovo organo per la verifica della chiesa parrocchiale. Probabilmente, avvalendosi dell'esperienza che l'ho visto conoscere nel 1597 quando era governatore a Lodi, proprio Giovanni Battista Antegnati, allora organista italiano e incoronato di Lodi e tra i primi della nobile dinastia di ordinari Antegnati. Insigni maestri di ordinari del Rinascimento che operavano dal 1481 fino al 1652. Ora, se non fosse Giovanni Battista Antegnati l'autore di questo organo di buonissima qualità, che abbiamo citato nella nostra chiesa parrocchiale, probabilmente però è il nome della famiglia Antegnati, probabilmente con Benedetto o grazie a Dio. Infatti Costanzo Antegnati, nella sua sede di tanto stampa, l'arte organica e di nuovo trattando organo, nel quale il primo catalogo storico di organi di elenca almeno 144 organi da lui realizzati in diversi territori, città e province, cita
proprio della, dell'elenco di organi afferenti al territorio di Lodi, l'organo delle reverende more di Santa Chiara e Castione Lodigiano. Stiamo parlando di un trattato a stampa del 1608. Quindi, prima del 1608 è stato realizzato per la nostra chiesa parrocchiale un organo antegnato. Dico probabilmente perché non è escluso che l'organo potesse essere collocato anziché nella nostra chiesa, nella chiesa della Coronata. Questione di preferenze del signore del luogo. Però, segnali successivi dei manoscritti e reperiti in archivio del Lodigiano ci sembrano confermare questa lettura. Ad oggi, nel Lodigiano, come molti lo sanno, la gente di Canne d'Oro, ma tutte le Giovanni Battista dei Marchi si ritrovano ancora nell'organo che ancora è nella chiesa del Santo Spirito, l'ospedale vecchio di Lodi, dove una cassa settecentesca porta proprio interno diversissime canne antegnate che risalgono al monastero di Santa Chiara Vecchia, poi demolito nel secolo XIX. Oltre a questo, formiamo ovviamente famosissimo un cinquecentesco del tempo civico dell'Incoronata a Lodi, Domenico da Lucca, che formano alcuni registri di Giovanni Battista Antegnati. Sono uno citato, l'altro no, perché si tratta di pochissimo di fondamento monumentale. Siamo al periodo successivo. Grazie a quanto avvenuto nell'antico diocesano, possiamo dire che in un inventario dei beni della chiesa parrocchiale del 1676, tirato dal rettore parrocchiale di allora Rigoni, Antonio Rigoni, attesta ancora quel periodo la presenza nella chiesa di un organo di buonissima qualità. E in questo senso lo si può, per quanto credo, può collocare nella data che troviamo qui nella nostra sinistra, la prima carta destra che rientra, l'ultima carta destra che rientra nella chiesa parrocchiale. Perché in un successivo manoscritto del 1737, sempre in archivio di Cesano, è attestata la richiesta del permesso al vescovo del parco per lo spostamento dell'organo posto in mezzo alla chiesa parrocchiale, per collocarlo sotto la porta grande, per il suo corredo e ornamento della medesima, a significare che quest'organo poteva essere prezioso e impreziosire ulteriormente l'ingresso della chiesa parrocchiale, con la sua collocazione in testa alla navata. E infatti, quell'organo stesso sarà collocato, quindi nel 1747-40, in controfacciata alla nostra cinquecentesca chiesa, fino al 1801. Nel 1801 avviene il primo cambio di percorso, il primo incontro con la storia della chiesa di Sant'Agostino di Trento. Perché nel 1801 la fabbriceria locale del Santissimo Sacramento, in sostanza l'opera che operava a porta della parrocchia, la manutenzione, l'acquisto, la gestione degli edifici e dei beni della chiesa parrocchiale, acquista un organo che si era reso disponibile. Questo significa che probabilmente l'organo antico di buonissima qualità o è andato perdersi, ovviamente recuperabile e inutilizzabile. Per farciò, i delegati della fabbriceria acquisteranno da quello che è ereditato tutti i beni dell'originario convento del monastero dei Agostiniani, l'ospedale degli infermi di Crema. Acquisteranno un organo costruito nel 1768 dalla chiesa di Sant'Agostino di Crema, costruito da don Andrea e Giuseppe II Serassi di Bergamo, il figlio di Giuseppe. È un organo che è stato realizzato per il convento di Sant'Agostino, anzi per la chiesa del convento di Verità di Sant'Agostino di Crema, installato nel 1768, esattamente 6 mesi prima che il convento venisse in sostanza soppresso. Per cui si parla di un acquisto di un buonissimo usato. Questo organo, nel primo catalogo degli organi fabbricati da Serassi di Bergamo, di Giuseppe II Serassi, stesso autore dell'organo Crema, annovera l'elenco legato secondo criteri geografici l'importanza di tutte le opere legate a Serassi fino al 1816. E appunto l'opera di Crema è registrato numero 153, primo per rilevanza dal cuore del Duomo di Crema, tra quanti collocati
Fratelli Serassi a Crema, viene solamente citato appunto come Crema numero 153, Sant'Agostino di 16 piedi con due tastiere. Stiamo parlando del 1768 di 16 piedi con due tastiere. Veniamo alla provenienza, il cammino parallelo compiuto all'ordine nella chiesa di Sant'Agostino. La chiesa del Convento delle Unità di Sant'Agostino a Crema, come ha già anticipato la dottoressa, non esiste più, è stata demolita nel 1830 ed è rappresentata soltanto alcune opere artistiche a noi arrivate grazie allo sforzo dei proprietari, poi conservate e tenute. Non ne sono disponibili nella sede del Egitto, ma sono comunque diffuse e note. In particolare in questa vediamo la presentazione della chiesa tradizionale del con l'imponente mole e cupola, a significare che era una delle chiese più grandi, forse paragonabile a cattedrale di Crema a quell'epoca, perché sede fino al 1400 della congregazione dell'osservanza cristiana di Lombardia e quindi sede anche di importantissima biblioteca che insieme alla chiesa andava smarrendosi dispersa in arrivoli e tramite acquirenti. Ecco, questo è il punto settecentesco che adesso vi ritorno con la mole della chiesa. Oggi il convento di Sant'Agostino del Crema, di Crema esiste ancora ed è sede del Museo Civico di Crema. Esiste ancora sopra il chiostro la sala con i dipinti di Pietro D'Acelmo, utilizzata frequentemente per concerti, convegni, conferenze, perché no, una bellissima sala con un ciclo di affreschi bellissimo. E un museo che ospita diversissime opere che erano nella chiesa Sant'Agostino. In particolare questa pava di Fra Sollecito Dionisi, dove si è posta proprio in fronte speculare rispetto al nostro organo, posto nel transetto dell'originaria chiesa di Sant'Agostino. In un disegno in bianco, infatti, di Giacomo Crespi del 1774, il libro degli quadri, in cui in sostanza sono rilevate tutte le opere presenti a Crema e commissionate dalla Repubblica di Venezia, è collocabile la possibile originale collocazione dell'organo nella chiesa di Sant'Agostino, in sostanza nel transetto di destra. Questo per coincidere le misure di collocazione di uso e di utilizzo della chiesa, documentato anche in altri scritti, tra cui quelli di padre Bernardo Zucchi, documentato nel recente testo di Matteo Facchi, direttore del museo. Dicevo, nel 1811 però la chiesa viene prima a prendere la cupola della chiesa di Sant'Agostino, era già consacrata evidentemente. Questo per permettere la visuale del telegrafo ottico tra Milano e Soresina e quindi si demoliva una cupola del 1600 con le opere per questi scopi, fino al 1830 quando viene ormai diventata pericolante, completamente demolita per tutta la pianta. Questo era l'aspetto di un disegno eseguito prima della demolizione della facciata della chiesa nel 1830. Se per la questione e quanti la conoscono vogliamo farci un'idea delle dimensioni della pianta e delle caratteristiche di questa chiesa, è molto vicina alla chiesa parrocchiale di Casal Costardello, sia per dimensioni, costrutto, pianta e cupola. Oggi, dicevamo, dopo seguirsi di diverse vicende storiche, il complesso architettonico del Convento di Sant'Agostino Cremo è divenuto sede del Museo Civico di Crema e del Cremasco. Qui vediamo rappresentata l'antica collocazione della chiesa di Sant'Agostino nella stessa piazzetta. Curiosamente nell'area della chiesa, dove era collocato prima l'organo Serassi, ora sorge invece la sezione di arte organaria del Museo Civico di Crema. È un gioco di... Ecco, siamo appunto ai documenti che registrano quello che è il passaggio e l'acquisto dell'organo. A seguito della soppressione napoleonica che dicevamo del convento, tutti i beni sono ceduti all'ospedale delle Fiere di Crema, in cambio di una pensione vitalizia ai frati. Bene, la registrazione manoscritta del pagamento stabilito dalla cessione del nostro organo, l'organo del 1768 di Andrea Giuseppe II Serassi, è riportata in un registro giornale maestro proprio di questo ospedale di Fiere del convento di Sant'Agostino. È conservato presso l'archivio storico della Biblioteca Comunale di Crema. È un librone, si può ancora oggi, bisogna anche sul
fare e vedere come resistere, che i delegati castiglionesi devono dare alla cassa di questo circo ospedale degli infermi 5.800 monete, dire 5.800 monete di Milano, oltre braccia 50 misura nostra e della comunità Lino ad uso dei letti dell'ospedale, e lodi 500 in causa del prezzo così come tutto in tutto dell'organo intero, ho preso la cassa, prospetto e tavolo d'orchestra con tutt'altro che tiene relazione del organo, il quale era di ragione del soppresso convento chiesa di Sant'Agostino e che esisteva nella chiesa stessa. Curioso di pagare il nostro organo per, con queste modalità, oltre alle 5.800 lire e moneta di Milano, lire milanesi, 50 braccia di tela candida e lino, e si può supporre per l'uso dei letti dell'ospedale, ovviamente, e 500 uova per attivare la vita di malati e poverati, ovviamente, anche a stigmatizzare che quel periodo non erano facili gli approvvigionamenti e il periodo scorso era anche difficile a causa delle difficoltà dei commerci. Questo documento, con le parti che registrano nella partecipazione all'acquisto dei cittadini delegati Giovanni Giacomo Palazzi e Antonio Rassi, delegati della farmaceria. E qui la nota riguardo ai dettagli dell'organo, con la relativa condizione e il prezzo convenuto di 5.800 lire. Il tutto un paginone, viene oggi in formato 3 la registrazione in questione. Come attestato, quindi, vengono acquistate e trasferite a Castiglione nel 1201 sia l'elegante studentesca artistica cassa che l'organo. Particolare questa cassa di essere molto ricca, con una connotazione tipicamente conventuale di una certa severità di dotazione di arredi, ma che non dimentica però scultura tutto tondo di angeli musicanti, piccoli sulle 12 vasi come potete vedere alle vostre spalle, e di due invece opere più evidenti, anche questa naturale, in argento toccato e decorate, l'incarnato ora coperto da laminato in oro. Curiosità, qui accenniamo un piccolo asterisco, che l'Odo Serassi viene sì acquistato, formalmente registrato con la cassa, ma in realtà arriva, nel corso di ottenimenti, a noi anche la seicentesca sacrestia del 1691 della chiesa di Sant'Agostino. E qualcos'altro, ma quello che possiamo sicuramente attestare è che questa che abbiamo qui a destra è quella che era di Sant'Agostino, e nella testimonianza scritta sulla base che troviamo in testa, dove si legge ante oculos tuos nobile upas nostras ferimus, davanti ai tuoi occhi Signore portiamo le nostre colpe, frase che costituisce l'incipit della preghiera di Sant'Agostino ante oculos tuo, proprio da prezzo dell'ordine agostiniano. Ulteriore testimonianza poi interessantissima, con l'inizio anche maschera dell'organo, è data e firma dei fratelli Andrea Giuseppe Serassi, ancora oggi reputabile, come si è osservato anche dopo lo smontaggio, sul retro della canna maggiore centrale del prospetto, alta circa 4 metri del prospetto di facciata. La canna suonata una volta fa di 12 piedi di altezza, dove si leggono Sant'Agostino 12, Crema, F contrabbasso, tutto fa 1768, Andrea Giuseppe Serassi di Bergamo. L'organo Serassi, come già primitivo organo che era nella nostra chiesa parrocchiale prima che arrivasse il contadino, ingloba al proprio interno un piccolo prezioso gruppo di canne di un precedente cinquecentesco organo Montegnati, anch'esso registrato nel catalogo di Arto Dante, Costanza Montegnati, come Crema, Reverendi Padre di Sant'Agostino, mentre questa presenza di Antegnati a Sant'Agostino è presente, non lo è registrato sempre per la cattedrale di Crema. Veniamo in sostanza all'arrivo con la richiesta formale di installazione della chiesa parrocchiale da parte del parroco nel 1801 di messa in opera di un nuovo organo, che per la diversità della macchina, nella richiesta fatta alla cura vescovile di Lodi, richiede la prima, il primo intervento sulla facciata,
una cattura d'uscio e l'otturazione di una finestra per comunicare la stanza dove sono i mantici. Ed è questo primo documento che attesta l'arrivo nel lato veneziano e nostro del nuovo organo. Non abbiamo ancora rintracciato nulla per quanto riguarda i sistemi della papinceria. Nel 1201 l'organo verrà collocato in controfacciata, in sostanza in fondo alla chiesa, su un modesto soprano, come tutte le colonne non molto alte, per occupare tutta la prima parte dell'attuale centrale, così avete un'idea della profondità di quello che sta dietro il prospetto dell'organo, che sono camere di matriceria che non si riescono a vedere perché stanno dietro le finestre tagliate, quindi sembra pochi centimetri, ma sono essenzialmente 2-3 metri di profondità ulteriore rispetto alla cassa. Questo perché non si sapeva dove metterlo, evidentemente. Fino a quando nel 1819, a causa della necessità imposta di rendere più saldo dell'ambiente e illuminare e arreggiare la chiesa parrocchiale, viene deciso l'ampliamento della chiesa utilizzando a questo proposto un progetto dell'architetto cremonese Faustino Rodi, che proporrà l'abbattimento di tutta la parte centrale dell'antica facciata cinquecentesca, dove ora sede l'organo, per estendere ulteriormente la navata con un corpo edificato ulteriore posto in facciata fino a contenere tutta la matriceria, cosa che porterà la pianta della nostra chiesa parrocchiale a estendersi verso la scalinata, come abbiamo detto, la scalinata, e a riutilizzare come prima parte la chiesa nella loro occupata dall'organo di Sant'Agostino. Andiamo rapidamente, per quanto riguarda la chiesa viene utilizzata in questo senso, tutta la volta la navata centrale viene demolita e ricostruita con una sopraelevazione di circa 2 metri a 1820, demolendo il soffitto dell'antica navata, ahimè abbiamo anche l'oro dell'antico altare che subì i colpi dei mattoni caduti della volta e venne irreversibilmente perso, come registrato nel documento di Rodi. L'accostamento dell'opera viene quindi portato alla precedente posizione in controcacciata, all'ultima, dove si trova ora, nel nuovo vestibolo realizzato appositamente. Questa che vediamo è la commissione dei fabbriceri all'architetto Rodi per il trasporto del pianeta dell'organo in facciata. Ora, questo è quello che in sostanza porta alla collocazione effettiva nell'organo della nostra chiesa parrocchiale. La nostra chiesa parrocchiale che fino a una certa data, nel 1915, renderà ancora visibile l'organo dell'antico porto dove ho ospitato l'organo, che essenzialmente oggi invece viene nascosto dal facimento del 59 della chiesa. L'organo prima dell'intervento dei Salassi conosce alcuni interventi di manutenzione e un modesto intervento di restauro di Biroldi nel 1823, ma di modesto impatto comunque ne sono state le caratteristiche. Altri interventi sono le due canali Luigi Maroni Biroldi, Antonio Nelli ed è presente in attivo un progetto di restauro di Angelo Amati che però non avrà seguito. Anche Carlo Serassi sarà interpellato per restauro dell'organo arrivato a Sant'Agostino, ma non sarà dato seguito sul progetto perché è ritenuto troppo oneroso. Il nostro maestro Confichi è direttore della Cappella Musicale della Cattedrale di Lodi. In questo arco di tempo sarà il giovane maestro, organista e compositore Giosafante Carfi, castigliolese d'adozione e istitutore della prima banda musicale nel 1844, a sollecitare i fabbricieri castiglionesi ad avere cura dell'organo che nel frattempo cominciava a perdere aria, e un suo scritto in archivio attesta proprio questo, perché cominciava proprio a perdere i colpi. Di Giosafante Carfi c'è anche un curioso scritto chirografo con firme che è una matita anche sulle ante interne dell'organo, che dice Giosafante Carfi, maestro, musico castiglione, e di diversa mano evidentemente, morto il 27 marzo 1855. Arriviamo all'opera ultima che vediamo oggi. Il nuovo grandioso organo travestire, opera 693 di Corrado di Serassi. Nel 1867 viene commissionata quella che è diventata la Regia Fabbrica Nazionale privilegiata d'Oro dei Fratelli Serassi di Bergamo,
contatto Giacomo Savassi della famiglia di Andrea e Giuseppe, che completa l'importante ampliamento dell'organo sulla base di un progetto del 1876 che prevede di raddoppiare la potenza dell'organo per diventare non inferiore a quella del Duomo di Lodi per numero e varietà di strumenti, per una spesa di 7.600 lire più se spese accessorie di 762. Qui vediamo il tappeto originale che è apposta sopra le tastiere e che ora si trova presso il laboratorio di Daniele Gianni in attesa di tornare alla posizione originaria. Con l'importante intervento ampliamento viene inserito nel catalogo Serassi con opera 1693 e sarà collaudato dal maestro Petrali, Vincenzo Antonio Petrali di Crema, definito già nel 1800 principe degli organisti italiani e con tante firme di diversi progetti e interventi di restauro. Nell'archivio parrocchiale abbiamo conservato indiche sia il progetto di Giacomo Serassi del 10 gennaio 1936 che il contratto di commissione del nuovo organo. Con dei dettagli particolarmente riferiti alla Cane e uno dei tasti 73 appunto del nuovo tastiere. Qui abbiamo dato un riesco fotografico del numero di registri che erano stati previsti nell'organo originario, un organo principale con registri di pieno, di pedale e strumentazione d'orchestra, più un organo di 8 piedi con relativa orchestrazione e ripieno, e l'organo fisarmonico, definito come fisarmonica d'Angelicale, posto in posizione tergale rispetto all'organista nella balconata di Cantorino. Veniamo soltanto a una similitudine: il nostro organo e le tastiere generali dell'organo si sono potute confrontare assolutamente con quello del magnifico organo costruito a Firenze nella Regia Basilica di San Lorenzo del Sessi Serassi, definito altrimenti organo sontuoso, tre tastiere, 70 tasti ciascuno, compositivo tergale che questo e 64 registri. Organo commissionato dal re Vittorio Emanuele II e organo di Giacomo Serassi, cavaliere dell'Ordine di Santi Maurizio e Lazzaro. E qui vediamo la console dell'organo San Lorenzo, che se non si può la sua veste estetica del tutto paragonare a quella del nostro nuovo organo restaurato, però sicuramente un richiamo lo avrà. Il numero dei tasti dell'organo di Castiglione, costruito 4 anni dopo con San Lorenzo a Firenze, raggiungerà invece il numero massimo per un organo, 73 tasti da tutte e tre le tastiere, con estensione del do meno 1 a do 6, reale per il grand'organo, e pure per la terza tastiera dedicata al registro della fisarmonica d'ance libere tergale. Qui vediamo sempre l'aspetto di San Lorenzo e quello della situazione dell'organo immediatamente prima del montaggio, dello smontaggio di aprile 2017. Ecco, oltre alla peculiarità delle tre tastiere comuni ai soli 5 organi tra quanti prodotti da Serassi, i due organi di Firenze e Castiglione sono gli unici ancora oggi accomunati dall'originale e preziosa medesima lavorazione ad intarsio della lavorazione dei registri, molto bella e esteticamente particolare. Vado soltanto chiudendo, altra particolarità dell'organo è la collocazione della fisarmonica in questa posizione rispettivamente rispetto alla camera dell'organo. Nel sonetto poi loderà l'opera, infatti si dice che è costituito da questi stessi tre corpi che ho prima citato. Arriviamo a quello che è l'ultimo capitolo sostanziale della vita dell'organo. Nel 1918, per la riforma ceciliana, quindi per secondare le disposizioni sulla musica sacra, si assiste nel 1903 col moto proprio del Pio X, l'organo viene riformato, in sostanza vengono eliminate tanto la terza tastiera quanto l'organo, tergale della fisarmonica, fino a quello che conosciamo se l'organo di questi ultimi anni, fino a quando è stato integrato l'ultima volta nel 1986 in occasione dell'ultimo rassegno di concerto organistici del Paese Milano. E quindi siamo al concorso attuale del nuovo restauro.
prese del gas per il marito. Cavaliere Fani, ecco, gli si fa vedere che deve fare un lavoro che si fa ottimo, così vedete il suo volto, è lui che deve portare il compimento di impresa. Gli chiediamo a che punto è il lavoro che è cominciato quello scontato. Il lavoro complesso sicuramente dal punto di vista della ricostruzione è necessaria anche in Cristo delle caratteristiche originali. Io avevo preparato una fotografia, ma alcune fotografie, ma il tempo necessario al percorso storico è il tempo di presentazione delle foto, ma molto molto interessante. Come avete potuto vedere, la storia è complessa, la storia di questo strumento importantissimo, ha subito delle modifiche, quindi il ripristino e l'attenzione alla fisionomia dello strumento arriva dopo il ripristino dello stato di conservazione. Lo strumento è stato trovato in cattive condizioni, ormai erano più di 10 anni che era molto, immagino 10-15 anni. Già c'era interesse anni fa verso il restauro di questo strumento. Noi abbiamo trovato sedimenti nel materiale fonico. Adesso, appena prima di questo intervento, eravamo sulla fattoria con la dottoressa Bentivoglio e con l'architetto che si sta occupando del consolidamento della struttura. Ci sono gravi mance che devono essere sostituite, c'è un problema strutturale, c'erano grossi problemi anche a carattere igienico, perché c'è stata una grossa azione sia del TAR che di roditori, abbiamo trovato grossi nodi nidi di topi e altri interventi di filtrazione d'acqua. La situazione era sicuramente è una delle situazioni più serie e più gravi che abbiamo trovato. A questo punto, dopo lo smontaggio di tutte le parti, il materiale è stato trasferito in parte in laboratorio e in parte in una struttura per la disinfestazione, perché eravamo davanti veramente a una situazione molto molto grave. Ad oggi il materiale è stato tutto disinfestato, è già terminato tutto l'intervento antitario, le canne metalliche sono già state tutte lavate e le canne di legno sono già quasi tutte restaurate, quindi il lavoro è già abbastanza avanti. Siamo pronti per fare le integrazioni sui sonieri, sulle meccaniche e portarci verso il restauro vero e proprio, che è quello della riapplicazione di tutte le parti in pelle. Poi ci sarà modo di poter fare altri incontri e farvi vedere una parte molto interessante e anche piacevole di vedere l'intervento che si fa. Quindi la parte attualmente lo strumento è sano e non si sta più degradando ancora.
Questo era il motivo per il quale lo scorso anno è stato fatto un intervento anche d'urgenza proprio per portare lo strumento in sicurezza. Quindi adesso, come giusto che sia, che si deve procedere, come tempo c'è un anno di lavoro ancora, quindi 5-6 mesi di tempo per fare il restauro in laboratorio, altri 3 mesi per rimontare tutto lo strumento e almeno 2 mesi per fare l'intonazione della portatura. Quindi un'operazione veramente molto molto grande, importante, e gli strumenti appunto di questa casa organaria famosissima del XVIII secolo, ed è uno dei 5 più importanti di questa grande casata, quindi un monumento che merita veramente la sottoscrizione del fare. Grazie alla comunità di Castiglione per avermi incaricato di questo oneroso e importante, gravoso incarico, e spero di potervi rivedere sentendo l'ordine di suonare. Grazie a tutti. La scuola gregoriana Laudensi si aiuterà adesso in un momento di meditazione a far calare, diciamo così, nella nostra coscienza quello che abbiamo ascoltato da tutti coloro che sono intervenuti, in modo tale che portiamo via qualcosa da questo pomeriggio, che è stato anche impegnativo. Voi capite che ovviamente per portare a termine l'impresa è necessario assolutamente trovare il carburante. Voi avete già capito di quale carburante stiamo parlando, perché ovviamente il restauratore dell'organo e la restauratrice della cassa vivono, e quindi dobbiamo farci l'attori, ciascuno per proprio conto, farci l'attori presso chi può, istituzioni ma anche privati. Il Vangelo di oggi diceva di essere attaccati alle ricchezze, modo buono per liberarsi dalle ricchezze, istituzioni e privati, per portare a termine questa impresa che, come già detto, per un po' di più è qualcosa di importante non solo a livello ecclesiale ma per il territorio. L'ho già detto tante volte, lo ribadisco: dove si fa cultura si promuove vita buona, vita buona, perché la cultura promuove vita buona. Quindi è un servizio che la nostra comunità parrocchiale ha non solo a se stessa, ma al territorio e forse anche un po' più del territorio. Ascoltiamo la scuola che è Thank you.
posso rinnovare il mio ringraziamento a tutti, Don Flaminio, dottoressa Bentivoglio, dottoressa Faraoni, viene più facilmente Monia, la scuola Gregoriana Laudensi, il cavalier Gianni, dottoressa Rizzi, Silvano Maffina, vediamo qualcuno, e tutti voi che siete intervenuti. Come dicevo prima, passaparola può essere molto importante in queste cose. Grazie, buonasera a tutti. Si può firmare, per chi non ha ancora firmato, magari su uno dei tavoli in fondo alla chiesa, tanto noi predisponiamo perché alle 5 pregheremo i vescovi.